Ciao ragazzi, ben ritrovati e bentornati su Yu-Gi-Oh! È da un po' che la serie è in sospeso, non ho più caricato nulla di Yu-Gi-Oh! Perché avevo altre robe da caricare, mi veniva in mente altra roba e quindi alla fine ho sempre caricato altro e ho rimandato Yu-Gi-Oh! Ma oggi si continua finalmente con il duello Un Conto in Sospeso. E vediamolo questo conto in sospeso. Yusei che ancora una volta affronta il suo vecchio amico Kalin. Kalin Kessler, questo è il fratello di Reggie Mesley Kessler, solo che lui è più giovane perché è nato dopo, no? Fantastico. Però è un predestinato oscuro, è bello vederti vecchio amico, ma io direi di no. Vedo che hai aggiustato il tuo Dual Runner, oh oh oh. Io non sono un traditore, non ho tempo per le tue bugie, ma ho tempo per inviarti direttamente agli inferi. Vabbè, Kalin è lì da qualche parte, quindi vediamo di svegliarlo in qualche maniera. Certo che però tutti quanti che vogliono dominare il mondo, uccidere gli altri, ma qualcuno che vuole vivere una vita tranquilla? Comunque, beh, insomma, già rottame sincroni in mano e tanta roba. Vediamo un po'. È un po' rischiosa, ma ok, facciamolo. Vai, vieni qui, caro. Vediamo un po' chi va al cimitero, se c'è qualcosa di bello. Ok, quella non è niente di che. Metto Shaolong polvere di stelle coperto che mi resiste almeno ad un attacco. E se lui non evoca la torre degli arcidemoni sto a posto. Certo. Bene. Benissimo. Ah, poi questa è bestia, ok. Ok, e nulla, nulla di fatto, ok. Ora, il livello è 1. Va. 1300. Niente, metto Drago Maestoso coperto e vediamo un po' che combina lui. Se non evoca, buono, buono, tranquilli. Oh, sacrifica. Ah, distruttore demone eterno, ok. E mettiamo le spade. Siamo 4, quindi 3, 4, 5. Più 3 al prossimo turno sono 8. No, però lui non può essere come sincro. Vabbè, vediamo, vediamo. Ci risolviamo comunque. 4, 3, 7, 1, 8. E il drago polvere di stelle, vai. 1, 2 e 3. Penso che vada bene, no? In attacco, vai. Vai, richiamo rottame synchron con richiamo del posseduto. Bene. E mettiamo Shaolong qui. Ora. Ora evochiamo il drago stellare? Direi di sì. Ci siamo, no? Speriamo che vada. Speriamo che vada. Anche perché questo qui ce la facciamo, no? Andiamo. Attacchiamo, via. Ma sì, la messa coperta. Bene. Ah, infligge danno perforante. Cosa? Perché? Ah, è andata bene, dai. Me la sono scampata per poco, eh. Quella carta... Più che altro non è tanto forte la carta, ma quanto l'effetto della carta terreno. È questa qua, Palabirinto. Che cavolo di nome è Palabirinto? Ah, Palazzo Labirinto, certo. È tremendo davvero. Carta coperta, quindi è più debole del drago, ma forse più forte di rottame. Guardia mirata, che non mi dispiace assolutamente giocare, così se evochiamo un mostro di livello 2, evochiamo rottame, guerriero rottame. Ah, certo che attiviamo l'effetto. Ah, ok. Ma attacco col drago. Ok, vabbè, potevo risparmiarmelo, ma meglio fare meno danni che no evitare di prendere danno da riflesso e non poi, capito? La mia è una strategia un po' contorta, però si capisce perché ho attaccato col drago e non con rottame. Vabbè, attacchiamo. Attacco col drago per sicurezza, a posto. Insomma, se non evoca, se gli evoco il drago maestoso, lui va in brodo di giugio e non capisce più niente.
Io sai, ho passato gli anni odiandoti e pianificando mia vendetta. Fui consumato dalla rabbia, così decisi di far parte dell'oscurità. Ma quando mi hai battuto, hai fatto quello che volevi fare, mi hai salvato. Kalin. Non arrenderti, Yusei. Non importa cosa succede, fai tornare le ombre da dove sono venute. Va bene, Kalin, quando c'ho voglia faccio, Il volere del destino. Yusei si precipitò per incontrare Roman, il leader dei Predestinati Oscuri e fratello di Rex Goodwin. Yusei pensò che questo sarebbe stato lo scontro finale. Magari. Sono contento che ce l'hai fatta. Pensavo che tu fossi troppo stravolto per quello che hai causato al tuo amico. Che cosa ho fatto? Kalin ha scelto la sua strada, non sono responsabile per lui. Qui sei tu il colpevole, Roman. Calmati, non ti stavo accusando. Abbiamo fatto esattamente ciò che il destino ha voluto. Tu eri destinato a distruggere un tuo amico come io ero destinato a distruggere tuo padre. Nani? È affascinante che il predestinato inviato per distruggermi sia il figlio del professor Fudo. Sei contro una forza che non puoi comprendere, una forza risvegliata da tuo padre. Dunque, il padre di Yusei ha scoperto delle particelle che hanno portato alla scoperta dell'NRD e alla creazione del reattore NRD. Perché 5D's, se era 5G, era Energy, capito? Veniva meglio il gioco. E quindi Roman e Rex si sono uniti alla squadra per la ricerca. La ricerca procedeva senza intoppi fino a quel giorno fatidico. Ogni volta che abbiamo condotto un test con il reattore, degli eventi atmosferici insoliti accadevano su Nova Domino. Dato che il professore voleva porre fine agli esperimenti, nessuno era felice. E quindi scoprirono delle linee di Nazca che riscontravano appunto questi effetti, queste condizioni atmosferiche. Così lui andò a Nazca, si imbatté in una leggenda locale e scoprì che le linee di Nazca erano degli spiriti maligni che furono sconfitti e sigillati dal grande drago durante la loro ultima battaglia. Quindi il reattore causò l'inversione zero e aprì Nova Domino in due parti, nella quale una delle due parti era la porta degli inferi. Ma più semplice non potevano spiegarla. A quanto pare però il padre di Yusei è un fallimento, mentre Yusei farà risvegliare il male dagli inferi. Va bene, noi ci crediamo, l'importante è che vinciamo, quindi non accade. Ma come ben sappiamo accadrà lo stesso, il che ci porterà a un'ulteriore battaglia. Perfetto, evochiamo Rottami Synchron e Valzer di battaglia, che mi sembra anche una carta piuttosto interessante. Mettiamo la coperta, mettiamo coperta anche Cammino Luce di Stelle. Ah, Cammino Luce di Stelle non è male, ma dovrei trovare il modo di attivarla. Attacchiamo con il Rottame. Tu guarda i casi. Che due palle però quando eccolo. Che bello. Due volte per turno questa carta non può essere distrutta in battaglia. Ma guarda un po' i casi della vita, quanto sono belli. Prego. Ah, ne ha tre, cavolo. Coleottero Demone Eterno. Per fortuna è un insetto. 2 e 3. Ah, non attacca. Perché non ha attaccato? Mi pare strano che non abbia attaccato. Per quale ragione? Ah, mo gli faccio la giocata. Fatta bene. Poi. E gliela faccio comunque la giocata fatta bene. Gliela faccio comunque il turno dopo. Eh no però. Ma scusami. Beh. Vieni in un clutch tremendo, eh. Sì, va bene, hai rotto le palle. Devo proprio dirlo, hai rotto le palle. Comunque, attiviamo l'effetto, evochiamo Ala Scudo, yes. Qui vieni carina, di la posizione che ti pare. Evochiamo specialmente dal fan... Mio Dio che bello, ragazzi, ma che sta succedendo? Ma che turno è questo? Ma di che stiamo parlando? Ma che turno è? Che giocata è questa? Bellissima! Vai! In attacco, baby! Evochiamo anche Guerriero Rottame, una e... due.
Meglio levare Quarkospino. In attacco, ovviamente. Yes. Andiamo con un attacco fotonico. Mamma mia, 4. Ora c'è l'effetto di Drago Polvere di Stella. C'era un altro cammino di luce. Ok, evochiamo Pistolero Synchron. Devi riuscire un mostro come tributo. Ok. No, 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 no. Aspetta, oh. Eh no, eh no, no. Eh no. Calma. Ah, lui vuole attaccare. Ma cosa? Ah, perché ne ha annullato gli effetti. Giusto. Garden a zero. Beh, attiviamo l'effetto così non subisco danno da combattimento. Posto. Sì, mi può attaccare direttamente ma non subisco danno. Chi evoca? Arachnide sotto un'altra volta. Quella di prima, due palle. Niente, ho perso. E ho vinto così. Con Guerriero Rottame e altri due molto, molto facilmente. È stata molto molto più facile questa che... Neanche stavo controllando veramente quanti danni li stavo facendo. E non me ne sono accorto, a dire il vero. Quindi va bene così. Pensi davvero che sia finita? Sì, perché l'episodio sta finendo, quindi... Se non sconfiggi tutti i predestinati oscuri prima del tramonto, il re degli inferi risorgerà. Allora devo fare un altro duello? Facciamoci anche quest'altro duello, dai. Eccola, Carry Carmine. Ti aspettavo, Jack. No, tu non puoi essere un predestinato oscuro. Ma lo sono. Ma no. Perché? Carly, chi ti ha fatto questo? Chi, Jack? Non scherziamo, la risposta è così ovvia. Tu sei il responsabile! E vabbè, sempre è colpa degli altri. Facciamo sempre scaricabarile. Hai scelto di tagliarmi fuori perché pensavi che fossi un paparazzo e non lo sei? Ti ho tenuto a distanza perché non volevo che tu ti ferissi. Beh, è fallito. E ora è il mio turno di pareggiare i conti. Carta! No, carta dovrebbe battere i forbici. Facciamo... Un foglio di carta di cemento. Ma spesso così. Vediamo se le forbici lo tagliano. Voglio proprio vedere. Ah, tocca a me, ok. Oddio, che deck è questo, mo? Che demoni, mo? Va, mettiamo la coperta in difesa. Tanto c'ha l'effetto che non può essere distrutta. Aggiungiamo un mostro diapason dal nostro deck alla nostra. Meno diapason oscuro, che è l'unica che veramente mi sembra accettabile. Ah, diapason da battaglia la conosco, però. Evochiamo buffone grasso, dai, ci prendiamo un po' di danni, ma almeno si attiva l'effetto per dopo, ok? Ci sta, dai, prendiamoci un po' di danni, su. Ah, ma come zero? Scusami. Ma prende 200 per ogni... No, aspetta, no, no, no. No, va bene, ci sta. Scusami. Oh, è l'effetto! Beh... Evochiamo Arcidemone Folle. Non è male. Andiamo così allora. Evitiamo subito di far aumentare il livello di questo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, se viene attaccata va in difesa, quindi non subisco danno, però. Va bene, ancora. Ok. Ah. Poggers. Bene. Ora sì che c'è un problema. Dovevo attaccare anche con questa. Ok, quindi se diventa di livello 4 avrà solo 1600 punti di attacco, giusto? Va bene, evochiamo allora Predone Doppia Spada. Attiviamo onde armoniche che servono assolutamente, via. Perfetto, tutte e due distrutte ma almeno non ho... Porca di quella porca! Non so che sto facendo, sto giocando un po' a caso. Voglio vedere dove arrivo. Tanto qua, sì, vabbè, aumenta il livello, mi infligge danno. Certo, certo, è un'altra, ci voleva un'altra, no? Ma è bandita quella carta, no? Perché mi sta venendo il dubbio che è un po' sgravata. Niente, è persa pure questa. E vai. Ora preferisco questa perché secondo me... Ah, non è la trappola, aumenta di 3 il livello... Madonna. Certo, perché siccome i mostri quelli lì sono... Ok, evochiamo per scoperta. Ah, non conta come bandita? Non conta come evocazione normale per scoperta? Allora, ah, l'evocazione per tributo è come se fosse... Ok,
Ah, mi sbaglio con l'altro, ok. Evocazione speciale. Accidiamo il drago rosso. Mi piace. Una, due, tre. Magari è un po' un azzardo evocarlo, però mi piace, voglio usarlo. Dato che c'è, usiamolo. Ragazzi, attacchiamo. Boom! 3000 danni, Carly Carmine! Sì, se attiva l'effetto, ma ha attaccato, quindi sto buono, calmati. Ah, coperta, eh. Ok. Non evoco nulla. Ah, torna! È andata. Buono. Carly! Resisti, Carly. Mi puoi sentire? Sì, Jack, ti sento. Ce la farai, te lo prometto. Lo so, Jack, ce la farò, ma non qui. Farò tutto il necessario per portarti indietro. Carly, continuerò a sperare, non smetterò mai di combattere per te. Lo so, Jack, ecco perché tu sei il mio numero uno. Ora purtroppo è arrivato il momento di andare. Se ne tornassi Attola a condurre ai Carly, io non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. Io invece spero di dimenticarlo perché non ha fatto nulla. È stata molto scortese. Ragazzi, prossimo video altri 3 duelli. E poi, con il secondo e ultimo video, si finisce 5Ds. E poi, forse inizia Zexal. Ok? Vediamo come vanno le cose. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.